Eccoci qui, ebbene sì, con la rubrica in HD. Ciao a tutti. Allora, questo video della rubrica in HD non serviva, non necessitava dell'HD, ma dato che ho fatto un altro lavoro, avevo già tutto pronto qua, allora ho detto, ma sì, dai, concediamoglielo questo video in HD ai miei poveri seguaci, che devono soffrire sempre con la mia risoluzione di merda dalla webcam. Ho pensato, ma sì, i miei seguaci, ma anche chi passa per caso nel mio canale e non si iscrive, o che passa per caso, guarda un video ogni tanto, gli piace solo una rubrica, detesta le altre, tutti voi che siete passati, anche i cosiddetti haters, che tanto secondo me non esistono, cioè il concetto di hater ne ho già parlato, sono semplicemente persone a cui non piaci, cioè basta con sta parola hater, vabbè. Comunque, ho pensato, ma sarebbe carino parlare un po' del mio canale YouTube, no? O quantomeno un po' il backstage, quello che c'è dietro, quello che... il metodo di lavorazione, da cosa è nato, come si è sviluppato... Non lo so, la trovavo una cosa carina. E non è una cosa che si fa sempre su YouTube, secondo me invece è interessante. Da dove parte un progetto, dove vuole arrivare, arriva effettivamente... quello che arriva. Iniziamo. Allora, diciamo che io, vabbè, avevo un canale YouTube come tutti coloro che usano YouTube. Io lo usavo principalmente, questo canale, come per caricare i miei lavori video privati. Cioè li mettevo privati perché mi serviva il link YouTube, no? Soprattutto ai tempi universitari. Poi ho cancellato tutto. Però sì, lo usavo per quello, per motivi pratici. Cioè, quando avevi bisogno, magari facevi lavori di gruppo, allora usavi YouTube per fare le cose più semplici, mandavi il link, no? Queste cose qua. Lo usavo principalmente per quello, ve lo giuro. Però cosa è successo? Io nel 2015, credo, sì, o 2014 forse addirittura, avevo aperto una pagina Facebook che si chiama Libri che ti fanno vergognare di esistere. Questa pagina Facebook è nata per il fatto che io, andando in libreria, una volta sono capitato nella sezione filosofia e avevo trovato, giuro, non sto scherzando, il libro di Barbara D'Urso sui linguaggi del corpo, una roba del genere, nella sezione filosofia. E la cosa buffa era che questo libro si trovava subito dopo L'Anticristo di Nietzsche. È una cosa che mi ha lasciato perplesso, però mi ha spinto a dire, caspita, effettivamente di libri di un po' così ne escono, caspiterina, cioè è una cosa angosciante sotto certi aspetti, no? E allora ho detto, perché non fare una pagina per raccoglierli tutti? E quindi ho fatto Libri che ti fanno vergognare di esistere, e non era associato a un canale YouTube. La pagina, diciamo, che è iniziato un po' timidamente, anche perché io non amo lo spam, non l'ho spammata in giro, niente, io l'ho aperta e poi, diciamo, che ha iniziato ad ottenere del seguito. E dato che c'era i pochi aficionados che c'erano, si stavano appassionando tanto, io avevo detto sostanzialmente al raggiungimento dei 1500 likes sulla pagina, io esco la faccia e vi faccio un reading trash. Quindi questo canale si apre con il video in cui leggo una poesia di Flavia Vento come ringraziamento per il raggiungimento dei 1500 iscritti. Quindi il primo video risale, diciamo, al 25 aprile 2015, mi ricordo che era intorno al 20 aprile comunque. Io il 2015 non lo considero come un anno in cui sono stato effettivamente attivo su YouTube, perché il canale è nato per puro cazzeggio, o quantomeno come associato alla pagina, cioè io i video li facevo per la pagina Facebook, tant'è che io li condividevo su Facebook, su questa pagina, ma non mettevo il titolo ovviamente, ma non mettevo descrizioni nell'info box, non mettevo i tag, non mettevo niente, ve lo giuro, niente. E tuttora sono così, credo di non avere mai modificato i tag su quei video, di averne aggiunti, non lo so, magari l'ho fatto dopo, però in teoria non li avevo messi, non li mettevo proprio. E non lo considero un anno attivo, appunto perché pubblicavo un video
una volta uno al mese, uno ogni 2 mesi, no? Così, proprio en passant. Quando invece ho iniziato a considerare maggiormente il progetto, ci ha detto, vabbè dai, facciamo un video ogni tanto, è stato con la recensione di My Dilemma Is You. Quindi, secondo il mio parere, il mio canale YouTube ha un anno. Punto. Quello che c'era prima erano esperimenti e cose a caso, no? E quindi è un anno, però a considerare veramente il progetto, cioè a dire proprio cavolo, posso mandare dei messaggi, posso fare una cosa carina, è successo dopo, quindi secondo me è meno di un anno. Io quando leggo commenti del tipo Matteo, io non leggo, però a me piace sentire te mentre parli di libri, oppure non leggo e grazie a te mi sono avvicinato alla lettura, cioè per me sono commenti bellissimi perché è proprio quello che è diventato un po' l'obiettivo del mio canale. Canale che poi ovviamente ha sviluppato tante rubriche, tanti argomenti. Non amo parlare della mia vita privata perché non ha senso sul canale che faccio quando ne parlo, è semplicemente per questioni trash che secondo me sono divertenti da raccontare e allora secondo me è giusto condividerle, altrimenti non trovo il senso di condividere cosa mangi al giorno, a che ora ti svegli al mattino, a meno che non mi venga richiesto nel FAQ e io rispondo. Però in generale, cioè, io non farei mai una morning routine per dire, no? Per quanto riguarda invece l'approccio tecnico, diciamo, io appunto giro i video con la webcam e senza tagli. Il motivo l'ho già spiegato nel mio video Adieu au langage. E l'idea è che io voglio lasciare passare il fatto che non vi sia la preparazione dietro nei miei video. Nel senso, a me piace l'idea di fare un video quando sento il bisogno di parlare di qualcosa, no? E quindi è effettivamente così. Io accendo la webcam, non mi preparo niente. Nelle recensioni trash, quando trovo una trashata, me la scrivo, me la appunto su Pages, oppure sul libro stesso. E io quando faccio la recensione trash, non ho una scaletta, io vado come mi viene e leggo semplicemente gli appunti e poi elaboro mentre leggo. Parlo come il treno. Se mi impappino non me ne frega niente, io non sto lì a scusarmi, a perdere tempo, vado avanti perché c'è la necessità di mantenere ferma l'attenzione del visitatore, che per carità, dato che va di moda montare i video, anche se per quanto riguarda video, quelli che faccio io, tipo io che parlo a voi, non trovo il senso di fare 1.000 tagli a casaccio, non stiamo facendo comicità in questo senso. E quindi quello che faccio quando preparo un video, sulla questione proprio filosofica del perché faccio i video così, guardatevi il mio video Adieu Langage. Per quanto riguarda invece proprio lato tecnico di fare un video, proprio per questo io non ci metto tanto a fare un video, perché quasi mai mi preparo le cose e quasi mai lo rifaccio 2 volte, nel senso, per me è quasi sempre buona la prima. Ve lo giuro, mai fatto un video 2 volte, a meno che, come è successo qualche volta, ci sono stati dei problemi tecnici, ad esempio non ha registrato, non funzionava qualcosa, non registrava l'audio, ecco questi problemi che mi succedono di solito. Quindi non mi preparo le cose, i miei discorsi sono quasi sempre random, cioè non random, hanno una loro, cioè io mi faccio una scaletta in testa e poi esprimo, cioè improvviso, improvviso sempre. Perché proprio voglio dare quell'impressione che ho qualcosa da dire e te la dico come mi viene, no? Questa sorta di ritrovo tra amici, no? E quindi fare un video per me è tanto lavoro di cervello, no? Nel senso, e poi nella realizzazione tecnica è semplicemente il tempo in cui ci lavoro è il tempo che coincide con la durata del video, perché io accendo e parlo e poi chiudo e poi carico. È così, è così. E questo è anche il motivo per cui posso permettermi, diciamo tra virgolette, di fare un video al giorno, che per carità è un'arma a doppio taglio, però secondo me mi conferisce piena libertà di spaziare, perché se facessi un video ogni tanto, secondo me caricherei semplicemente le cose che le persone vogliono vedere, mentre con il ritmo di uno al giorno
posso spaziare, cioè mi sento molto libero in quello che faccio. Poi, per carità, ci sono dei momenti in cui una rubrica prevale sull'altra, ma semplicemente per il fatto che se faccio tanti video trasgri, trash, è perché non sto leggendo tanto, perché ho altre cose da fare, tipo in questo periodo ho 1000 lavori da consegnare, una cosa assurda. Oppure se prevalgono i libri letterari, i video letterari, i video di cinema, i video un po' più seri, è perché non ho niente di trash da dire in quel momento. Però in generale le idee mi vengono e voglio sempre variare, sempre portare nuove cose diverse, no? Però senza eliminare il mio stile. È questo è. Come registro i video? I video sono uno al giorno, ma non ho il tempo di registrare tutti i giorni, perché ho i miei lavori da fare, non si può, non posso. E quindi quello che faccio di solito è fare 5 video di fila, un solo pomeriggio. Solitamente è o il sabato o la domenica, uno dei due. Ne faccio 5 di fila, veramente, così sono a posto una settimana, però capita anche che in settimana, tipo, soprattutto prima di andare a letto, se ho un'idea per un video, dico no, che sbatta, se aspetto fino a domenica, non mi verrà spontaneo, me lo giro prima di andare a letto. E poi li carico privati che sblocco in base a ieri è uscito questo, oggi faccio uscire questo, domani faccio uscire quell'altro. E quindi cerco, non sempre così, per mancanza di materiale, di variare, di farmi un mio piano, diciamo, no? Questa abbondanza di video comporta che ci sono molti video vecchi che non sono tuttora caricati. Però li vedrete tutti, non me ne frega niente, anzi vorrò vedervi sorpresi quando mi vedrete con un taglio di capelli diverso, più pallido, più abbronzato, cioè veramente di tutti i colori. Mi è capitato anche di cancellare dei video che non ho mai pubblicato perché non mi piacciono, cioè proprio zero. E per il resto è così. I commenti, i vostri commenti contano tanto. Se sono critiche che io condivido, perché ovviamente lo spazio è mio, le critiche le prendo in considerazione, o i consigli, le prendo sempre in considerazione. Se non è una cosa coerente con quello che voglio fare, non lo seguo, perché non è coerente con quello che voglio fare. Se è coerente ma è una miglioria, la metto in pratica. Tipo, non so, mi viene consigliato fai un video su questo e se il video su quello lo voglio fare, lo faccio. Se mi viene consigliato di fare un video sulle serie TV che io non le seguo, non lo faccio perché sono un ignorante in materia, no? O quantomeno non saprei cosa dire, punto. Quindi seguo i vostri commenti. Seguo anche i commenti di quelli più volgari, gli hater, non lo so, quelli che insultano. Però se è un insulto fino a se stesso sono dei cretini. Se è un insulto seguito da una critica che suona come un consiglio, allora io è un cretino perché non si insulta nessuno e chi insulta per me è ignorante a prescindere. Ho già insultato, ho detto che è ignorante che insulta, bene, sono ignorante anch'io, però la critica che mi è posta, se la condivido, la metto in pratica, solitamente è così. Questo è un po' il mio rapporto con i commenti, e creare un'unione di gruppo, un abbraccio virtuale, come Laura Scimone, amici miei di MySpace, per me è molto molto importante, diciamo. Ci sono certe rubriche a cui sono molto legato, che non si caga nessuno a fare un video al giorno su di quelle, tipo i fumaclassici. I fumaclassici escono raramente perché io faccio i video sui classici che leggo, non leggo sempre classici, quindi quando leggo un classico, a prescindere, lo faccio e via. Vorrei avere più tempo per leggere ancora più libri, però giustamente esistono tante belle cose nella vita, non solo leggere, e quindi faccio tutto quello che posso. Sono una persona che non ama stare con le mani in mano, cioè se io ho un momento libero lo dedico per fare qualcosa di produttivo, nel senso se io ho un momento libero faccio un video per il canale oppure vado avanti con dei progetti. Vado avanti con delle mie cose, no? Altrimenti è così. Dormo pochissimo, ragazzi, dormo troppo poco.
È un problema. Però mi piace produrre, mi piace creare, mi piace essere sempre attivo, sempre ho grandi ambizioni, no? E quindi, boh, sono un po' così. E non lo so, che altre cose vi posso dire? Il mio obiettivo è quello di farvi appassionare alle cose che mi piacciono e non c'è niente di più bello di appassionare qualcuno che non è interessato inizialmente a quello che fai e poi quando ti scopre si emoziona, non lo so. Ovviamente non capita con tutti perché c'è sicuramente qualcuno a cui non piaccio, ma è giusto così, ma meno male. C'è anche chi mi seguiva, non mi segue più. O al contrario, c'è anche chi mi odiava prima e poi mi riscopre, non lo so. È giusto così perché la community di chi ti segue è silenziosa ma fluida, no? E questa cosa è anche affascinante, è anche molto bella. E quindi niente, sento che è un progetto sicuramente parallelo rispetto a quello che faccio di solito. Però importante, importante a cui ci tengo molto adesso. E quindi niente. Boh, non lo so, fatemi sapere se avete curiosità sul mio canale. Io vi saluto e alla prossima. Ciao ciao!